have 5 seconds to terminate this tape. Signore e signori, buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club. Luigi Balduini, Max Cocchi con me, buonasera. La Virtus a un passo dal trionfo in gara 3. Non voglio dire un passo dallo scudetto, però vicinissima a un 3-0 con Milano che, insomma, dire che non era pronosticabile è banalissimo, ma al momento conduce 71-58 quando mancano circa 3 minuti alla fine. Meno, infatti, io sto dando un'occhiata al monitor nostro di servizio, vedo proprio ora una tripla di Teodosic, ti faccio subito entrare in cronaca, poi parleremo della nostra puntata, del nostro grande ospite, sarà un viaggio nel tempo bellissimo, ma adesso siamo a 1 minuto e 55 ed è più 13, bravo, hai pienamente ragione. Sì, beh, direi che a questo punto c'è a meno di 120 secondi dalla fine, 13 punti di vantaggio e palla in mano anche per la Virtus, direi che anche gara 3 è praticamente messa in ghiaccio. Posso sentirmi di dire che gara 3 sì, è praticamente messa in ghiaccio. Non dico che messa in ghiaccio la serie, lo dico per scaramanzia. Hai ragione. E visto che i pronostici li azzecco e mercoledì scorso ti avevo detto Milano è largamente favorita, continuo a dire che Milano, nonostante lo 0-3, può comunque recuperare. Bravo, bravo, vai avanti così. Luigi. Io dirò che io che avevo osato dire 4-2, 2 la Virtus sicuramente le vince. Io ho pronosticato 4-2, ma proprio sul sito col quale collaboro, iBet Social, che è un sito di informazione. Altra palla recuperata dalla Virtus sotto canestro. La Virtus che ha avuto oggi non so quante seconde palle recuperate, quanti palloni è riuscita a recuperare proprio con un secondo sforzo, facendo qualcosa in più. Anche stavolta Markovic ha sbagliato la tripla, Gamble sotto canestro è riuscito a prendere palla e Wims. Un Wims che ne ha fatti 23 nel dubbio. Wims che è stato stellare. Cioè, sì. Allora, parliamo di una prestazione della squadra che si può dire a questo punto, dal punto di vista corale, eccezionale. Il canestro intanto di Gamble. E fa più 15, Gamble. È fatta, dai, su, basta con le favole. 90 secondi alla fine, più 15, credo che a questo punto i giochi siano ampiamente fatti. A questo punto si può dire che comincia un countdown verso venerdì sera, che potrebbe rappresentare intanto errore Milano, rimbalzo Virtus, vai pure. E a questo punto la Virtus chiaramente controlla il gioco con Teodosic, con Milano che sostanzialmente non attacca neppure il portatore di palla, quindi credo che anche Milano abbia sostanzialmente messi i remi in barca e abbia dato per persa questa partita. Palla sotto per Gamble che subisce fallo da Heinz o da Biliga. Cambia poco, 73 a 58. Comunque, a 56 secondi dalla fine. Da Panther a cui viene fiscata anche un antisportivo, quindi a questo punto ci sarà tiro libero per Gamble. Credo tiro libero più due. Allora, addirittura una... guarda, ci sta l'antisportivo, l'ha proprio trattenuto. Sì, il concetto sì. È, la Virtus ha vinto 3 partite. Poi vediamo il finale con grande piacere, ma la sostanza è che la Virtus ha vinto 3 partite. Sarà una puntata, credo, molto interessante. L'ospite, ve l'abbiamo annunciato sui social, Piero Scansi. Gli ospiti. Esatto, perché c'è una coppia. Anche Villalta. Voglio dire, non l'hai pubblicato sul social, Villalta? Hai messo quella foto stanca di Scansi, che tu mi trovi sempre delle foto sfocate. No, purtroppo era l'unica foto di Scansi. Attuale, perché le altre foto erano foto fatte di quando giocava. Belle. Ma sì, ma aveva una qualità ancora peggiore rispetto a quella che ho messo, perché erano foto degli anni 70. Adesso ti faccio vedere come si fanno a sistemare. Si vede ma che... no, il mio problema non puoi dirlo. Dovrei parlare mai dei telefonini, quindi non posso. Intervengo io. Comunque, avremo Peter Scansi, avremo Renato Villalta tra pochissimi in collegamento. Ovviamente abbiamo atteso di vivere il finale della partita. E a questo qui si punto... tratterà solo di dare il finale, ma comunque possiamo già parlare di vittoria della Virtus. Ora si tratterà soltanto di dire di quanto sarà lo scarto finale. Ecco. Assolutamente. Intanto possiamo dire che Milano è un passo dal non arrivare a 60 punti, che non è una cosa banale, ed è una pecca di Milano sicuramente, ma lasciatemi anche dire è evidentemente
un grande merito di una Virtus che, lo ribadisco, l'ho detto nei miei modesti editoriali, ha letteralmente cambiato faccia. Io faccio parte di quelli che avrebbero esonerato Djordjevic dopo la sconfitta con Kazan, tripla della Virtus, intanto sono 76 di Paiola. Siamo a più 18 a questo punto, siamo quasi, si può parlare di KO a questo punto. Sì, assolutamente. Non so se un KO tecnico è un KO da tappeto definitivo per uno che non si rialza. Tecnico perché sei sul 3-0. È vero. Però... ovviamente invitiamo gli amici da casa a scriverci 345-56-90-682 se volete mandare i vostri messaggi, le vostre opinioni, le vostre considerazioni, sorridere con noi, festeggiare, gufare, potete fare letteralmente quello che volete, e perché noi siamo qua e abbiamo solo piacere di raccogliere la vostra testimonianza in una sera importante per il basket bolognese, perché se Bologna sale sul tetto d'Italia non è una cosa da poco. Ovviamente un fortiludino dice spero che cada da quel tetto e si faccia pure male, ma è umano, lo farebbe anche un virtuosino viceversa, però è innegabile che sarebbe qualcosa di insperato sorprendente. Ecco. Esce Messina salutando con grande signorilità Sasha Djordjevic, Messina che è stato salutato dai tifosi, la Virtus ha vinto 76-58. Allora, siamo pronti col collegamento, vediamo subito di accogliere con un grande saluto Petar Scanzi. Buonasera coach. Salve. Buonasera. Un piacere ritrovarti dopo tanti anni, perché non è che ti concedi tantissimo alle televisioni, alle radio, ai giornali. No, no, assolutamente. Direi che sono diventato talmente pigro che non guardo neanche le partite. Questa l'hai vista? No, no. Se tu l'avessi vista... Se vuol sapere perché, le dirò subito. Vai. Sono fortemente deluso dalla pallacanestro che vedo dall'America all'Europa. Tolta la Eurolega, il resto non mi va di guardare, perché è una pallacanestro che non mi piace, perché non è una pallacanestro ragionevole, non è una pallacanestro che usa, oltre la buona tecnica e la forza, usa anche una forte voglia di farsi vedere, non si guarda troppo all'interesse della squadra, del gruppo, è importante farsi vedere e continuare su questa strada per arrivare un giorno magari in NBA, ma questo è permesso a veramente pochi, almeno così penso io, perché un Doncic non si nasce ogni giorno, e sono tantissimi altri giocatori che sono bravi, ma non devono patire così la voglia, ambizione di giocare ad altissimo livello. Devono far parte della squadra, devono lavorare per il gruppo. Certe volte non è neanche tanto attrattivo, però è interesse del risultato. La cultura sportiva europea è fortemente diversa da quella americana. La cultura sportiva europea è un basket utilitaristico, un basket che porta al successo. Quello americano è un basket dello spettacolo, dove si cerca di divertire soprattutto il pubblico, ma anche se stessi. Allora, coach, intanto concordo su tante cose, infatti io dell'NBA mi godo i playoff, la regular season non è il mio spettacolo, l'Eurolega, ecco, meravigliosa. Devo dire che qui abbiamo visto delle partite vere. Ti chiedo dove sei, vedo questo sfondo nero bellissimo, dove sei in questo momento? E il mare? Bello! Bello, guarda che meraviglia! Guarda che meraviglia! Oh, beh, questa è fantastica, eh? Dove sei? Che zona? Che zona questa sei? State guardando verso il fiume.
Bellissimo. Io sono in Laurana vicino alla Basia. Fantastico, fantastico. Allora, cominciamo a fare un po' di chiacchiere. Dopo avremo ospite un grande personaggio del basket italiano e parleremo di questa Virtus. Nel celebrare però il successo della Virtus, due chiacchiere più generiche col coach. Guarda, volevo chiederti, coach, son Luigi, secondo te, noi è stato tanto criticato prima di questa serie finale Djordjevic per aver perso con Kazan e molti, noi compreso, abbiamo sollevato delle critiche dicendo che è stato un grande giocatore, ma come allenatore aveva un po' deluso, specie quest'anno. Tu cosa pensi di Djordjevic allenatore e di Djordjevic giocatore? Intanto lui è figlio d'arte, è nato in casa dal padre allenatore, perciò la pallacanestro l'ha vissuta da primissimi passi fino ad oggi, no? Non si può dire per nessuno che ha deluso perché non ha vinto. Questo è un errore e bisogna analizzare un allenatore in diverse situazioni, come reagisce, come sopporta il insuccesso, come gestisce il successo, come gestisce situazioni speciali per dire uno è bravo o non è bravo. Non è solo il risultato, purtroppo moltissime volte decide il risultato sportivo, però si può anche sbagliare, ecco, questa è una situazione tipica dove tutti i suoi critici si mangeranno le parole quando lui fa questo ultimo passo. Faccio tifo per lui perché lo considero un ottimo giocatore e un allenatore che crescerà e diventerà ottimo. Perfetto, Max. Coach, per quello che tu hai detto che non segui tantissimo, ma per quello che magari hai potuto intuire, secondo te durante questi playoff è cresciuto Djordjevic come allenatore? Proprio all'interno di questi playoff? No, naturalmente è cresciuto e crescerà con ogni allenamento e con ogni partita nuova. Mi creda, è assolutamente impossibile pensare a uno che avrà una linea diretta in salita. Si sale e si scende, si sbaglia e si fanno i miracoli. Non è possibile pensare che uno, non so, quando gli firmeremo lo scudetto di quest'anno, che naturalmente merita dopo questi risultati, questo non vuol dire che lui rimarrà su questo livello e l'anno prossimo ripartirà da questo punto. Questo non è vero, deve riconfermarsi altre mille volte e su questa strada qua sbaglierà la porta tante volte, ma io non penso, che non sono capace di giudicarlo mettendo adesso linea sotto e fare una somma dove sono capace di metterlo fra i primissimi in Europa. Perfetto, allora andiamo su una cosa più generica, perché giustamente non entriamo sulla partita. La Virtus l'ha, non dico dominata, perché il finale è imperioso, Milano si è rifatta sotto, è andata anche in vantaggio, però alla fine, secondo me, quando contava, e attenzione, è la terza partita uguale, cioè nel senso che poi gli scarti sono simili, lasciami dire che nella prima invece è stato subito un attacco importante della Virtus con un più 18, ma insomma la Virtus è nettamente in questo momento meglio di Milano. No, ma lasciami dire che secondo me... Ma... Scusami. Sì, no, prego, coach.
Mi scusi, non ho capito, non ha chiesto... No, non è un problema. Allora, stavo facendo una considerazione, infatti col fatto che siamo su Skype sì. mi rivolgo direttamente al coach, poi faccio chiudere con l'opinione di Max, sì. ovviamente. Il concetto è, ha ancora una possibilità Milano di vincere 4-3 oppure da uomo di panchina ti senti di escluderlo? Sì. Ha la possibilità, è tanta. Mi addirittura. Non sentivo prima di parlare con me, sentivo i commenti di alcune persone che parlano che la Virtus ha stravinto, che la Virtus ha demolito, non so quanti aggettivi avete già consumato lì. State bene attenti, vi racconterò un episodio, una finale Virtus Fortitudo. Ah. Vai pure, raccontaci pure l'episodio vissuto dalla tua parte. Mamma mia, ma non so se l'avete festeggiato con una gioia immensa, ma non solo perché avete vinto contro una gran nemica, ma avete vinto e non sapete neanche come. Vi racconterò io. Vai, raccontaci. Per questo motivo vi dico, non dovete festeggiare prima che sia finita. Dunque... fallo su Fučka, una quindicina di secondi alla fine, Fortitudo a 3 punti avanti, io chiamo il minuto, maledetto, chiamo il minuto per dire ai ragazzi tranquilli, tranquilli, fino in fine bisogna stare concentrati, tu Fučka vai a concentrarti, non devi sentire niente, quello che dico in questo time out, e agli altri do il coraggio di resistere a un forte attacco della Virtus, eccetera, in questi pochi secondi che restano. Vai e concentrati, dico. Dunque, la palla in mano a Fučka, lui al suo 2,10 metri, scende giù fino ai calzoni per tirarli un pochettino su. Lui da 2,10 metri scende giù a 50 centimetri e si rialza, tira il primo tiro libero, lo sbaglia. Pazienza, abbiamo pochi secondi alla fine, più 3 con un altro tiro libero. Fučka segna, 4 punti avanti. La Virtus scende giù, in disperazione trova un qualsiasi tiro, lo prende Danilovic, 10-11 metri dal canestro, si alza, arbitri fischiano fallo, canestro, -1. Bene, allora con un punto, scusatemi, Dalino gli fa anche il tiro libero, 4 sotto, dal sotto di 4, pari, pochissimi secondi alla fine, noi facciamo la rimessa. La Virtus in disperazione pressa fortemente e si apre un facile passaggio al nostro playmaker, miglior palleggiatore del campionato, corre fortemente verso canestro della Virtus, si sbatte con il ginocchio la palla va, è finito pari.
In questa situazione, naturalmente, la fortitudine, la mia squadra si scioglie, non c'è più storia. Vince lo scudetto la Virtus, che secondo me solo il caso del genere poteva risolvere. Allora, è stata una cosa bellissima, devo dirti, come proprio come pagina, lasciatemi dire, televisione, con le immagini, con il nostro regista Marco Serra, spettacolari, in tempo reale, raccontate da un protagonista che non raccontava da anni e che fa un'analogia su quello che può essere, perché è vero che non stiamo celebrando uno scudetto Virtus perché non c'è ancora, ma questo segnale del coach del 98 sconfitto è veramente particolarissimo. Peraltro dalla barca, vedete, con la tecnologia di oggi c'è un mondo che è cambiato. Allora, Peter, ti pongo, vabbè, le classiche domande. La prima, se lo chiede Bologna da 23 anni, era fallo di Wilkins, sì o no? No. Benissimo. Rivers ha sbagliato andare in penetrazione, doveva giocare fino all'ultimo secondo? Lui poteva benissimo andare a segnare, e perché aveva la strada aperta. Perché non ha fatto questo, cosa è successo, è il destino, io non ho altra risposta. Non male, vai pure avanti Luigi, prego. Ah, è vero anche questo, quindi io ti dico, in questo modo praticamente togli ogni responsabilità a Messina, perché sta perdendo una serie che quasi tutti gli davamo per vinta, giusto Peter? Io intanto faccio tifo per Gioia, cioè faccio tifo per la Virtus e non per Messina e Milano, perciò non me ne frega niente come si sente lui. Com'è che non tifi per Messina, per amicizia verso Djordjevic, o ti è antipatico Messina perché vinse quell'anno lì? Ma no, no, può essermi antipatico, ma non perché ha vinto quella. Meravigliosa questa. Peraltro Messina vinse anche, se non sbaglio, nel 93 contro la tua Treviso, vero? Beh, Treviso avrà vinto le partite, ma Treviso ha vinto il campionato. Non so se ricordate, in una finale con la Scavolini. No, con Panikukoč. No, nel 92 vinse lo scudetto Treviso, nel 93 la Virtus vinse 3-0 con Treviso, che se ve ne ricordate, e ricordo Petra che tu... Sbaglio? Ho detto bene? No, dice bene, no. Io pensavo parlassimo di quel primo scudetto, no? No, nel 92, spettacolo, sì, con Kukoč, con Vini del Negro, unico. No, ricordavo appunto anche quella partita con Messina, che peraltro, se ricordo bene, tu non chiamasti più time out, lasciasti andare la squadra da sola. Ci vuoi raccontare perché a distanza di tanti anni? Beh, faccio fatica a ricordarmi questo, probabilmente perché non ero più innamorato della squadra. Ah. È successo una cosa nella società che non mi è piaciuta molto, nel fatto che hanno lasciato andare via Vini del Negro. Una squadra vincente, una squadra che doveva attaccare Coppa dei Campioni, Eurolega, una squadra che era appena formata, una squadra che era vincente, divertente. La società ha voluto cambiare e il duo del Negro Kukoč fu sciolto, fu rotto, e io non ero più entusiasta. Glielo facesti capire bene. Max, vai tu, perché scusami, vi ho un po' trascurato, ma certo, mi sono lasciato prendere. Certo. No, coach, tornando a quella finale Virtus Fortitudo, finita la serie, di fatto... Sei stato cambiato e la società, diciamo, non ha voluto proseguire il rapporto.
Ma ti sentivi l'unico responsabile di questa sconfitta? Oppure secondo me c'erano altre colpe? Non ti senti di avere pagato un po' per tutti? Ma io non ho idea cosa avesse in mente il presidente. Io mi sono divertito un sacco in quella stagione. Penso di aver portato la squadra a un punto, secondo me, anche non aspettato da parte della società. Perciò non ho fatto il caso che non mi vogliono più. Ho visto in una maniera diversa. Non lo so, non ero deluso, ecco. Ma sai, la squadra è stata tutta cambiata praticamente alla fine di quella finale, con grande delusione da parte di Seragnoli. Ti volevo chiedere una cosa, chi era più difficile allenare fra le due prime donne di quella Fortitudo, Carlton Myers o Dominic Wilkins? Ma senza dubbio Dominic Wilkins. Carlton non era una persona pesante. Carlton era un grande giocatore che aveva una forte personalità. Certo. E io lo stimavo, lo volevo bene e non mi ha mai fatto i dispiaceri. Dominic Wilkins era uno di quei giocatori americani pieni di se stessi, la gente che in partenza non sopportava per le maniere con quale dimostravano che sono lì per un puro caso, con la puzza sotto il naso, insomma. Non era una invece persona. David Rivers invece era più allineato con te, era un giocatore. Rivers era un giocatore completamente diverso, una persona per bene, uno che ha aiutato moltissimo in quell'anno nella gestione di Wilkins. Perfetto, Max, scusa, volevi concludere la domanda, sì, te l'ho interrotto. Una curiosità, coach, quando sei arrivato in Fortitudo, chi ti ha contattato tra i dirigenti della Fortitudo? Io mi ricordo primissimi contatti con presidente Seragnoli. Direttamente lui chiamò? Sì. Sì. Questo e ci metteste molto a chiudere oppure fu un accordo che venne chiuso molto rapidamente? Non avevo dubbi. Io ho sempre volevo allenare le squadre che vogliono andare in salita, che vogliono crescere. Io appena ho visto che c'è la possibilità di costruire una squadra rispettosa, ho accettato subito l'offerta. Coach, ma come può Milano ribaltare questa serie? Ok, l'esempio di Danilovic, anche se poi le serie erano fattore campo inesistente perché vince uno, vince l'altro, ma erano ancora incollate. Da 3-0, al di là dell'episodio di Danilovic, qual è la chiave, mi viene da dire, mentale e anche logicamente tattica per ribaltare una serie? Io devo confessare che non conosco profondamente le due squadre, non so quali sono i limiti loro, però mi risulta che Milano ha giocato alcune partite molto bene e che hanno fatto risultato anche in Eurolega importante. Il fatto che Milano è arrivato in finale vuol dire che ha le armi. Adesso, se loro si sono buttati giù e piangono, io questo non lo so, oppure se dall'altro lato
Bologna pensa di aver già vinto, perciò può anche tirare remi in barca. Tanto vincerà Teodosic, o non so, Marković farà una gran partita, finita la storia. Io sono purtroppo molto vecchio e con molta esperienza. Non mi è capitato una volta. Capita, e non crederete, capita anche spesso. Però naturalmente bisogna essere anche reali. Vincere 3 e non basta, 4 partite è difficile un bel po'. Coach, hai sbagliato. Guarda, qui scorrono delle tue immagini bellissime mentre giocavi, eh? Attenzione, qui andiamo indietro negli anni, insomma, voglio dire, sfide storiche della pallacanestro. Ti chiedo una cosa, tornando un attimo a quel 98, hai sbagliato qualcosa? Valerio Bianchini dice sempre: se fossi rimasto io, avremmo vinto lo scudetto. Io voglio bene a Bianchini, mi sta simpatico un sacco. Io ho vissuto anche a casa sua a Roma quando allenavo Roma, perciò abbiamo, direi che ci vogliamo bene. Lui spesso tirava fuori dei complimenti con il suo brillante italiano, che naturalmente non è mio, però lui tirava i complimenti forti per me, io gli ero sempre grato. Dunque, questo era possibile, perché no? È vero, non c'è la riprova, questo è un dato di fatto. Luigi? Fra l'altro volevo dirti che Villalta, che doveva collegarsi con noi, ha avuto un contrattempo all'ultimo minuto e quindi non riesce a collegarsi, probabilmente sta smaltendo la sbornia, sta bevendo ancora vittoria per questa gara 3 vinta dalla sua Virtus. Fra le altre cose, tu l'hai avuto anche come coach, giusto, Peter? Villalta, Renato Villalta. Sì. Sì, anche se era a fine carriera e non l'hai molto utilizzato, però, vero? Sai che non mi ricordo. Ecco, già questo è esaustivo. Era a Treviso. L'hai avuto a Treviso? Eri a Treviso nel 90. Tu non... Renato del 55, credo che fosse a cavallo. Ma proprio questo è l'anno della delusione di quale parlavo prima. Io non vorrei sbagliare, vorrei che Renato fosse andato dopo 13 stagioni in Virtus 89-90, ok, nella stagione 89-90 lui non gioca la Coppa delle Coppe, secondo me lui ha fatto l'ultima stagione in Virtus nell'89 dopo 13 stagioni, arrivò nella stagione 76-77, nell'89-90 secondo me è andata a Treviso, non vorrei sbagliare. Credo di sì, perché fu l'anno che vennero mandati via Villalta e Bonacico. Ok. Che ricordo hai di Renato, adesso che ti sto sempre che tu abbia il ricordo, perché se non te lo ricordi più, non voglio... Ma scusatemi, lo sapete quanti anni ho? Li porti troppo bene, guarda, abbiamo un'invidia, sei in barca, sai cosa daremmo per arrivare in forma come te, a quell'età in barca addirittura? Senti, ho quasi 80 anni, perciò non scherziamo troppo con la mia memoria, io sono ancora orgoglioso di quello, però credetemi, sto perdendo molte battaglie. Se continuate a fare questo tipo di intervista, devo dire non mi ricordo e basta. È bellissimo. Allora intanto arrivano un po' di messaggi. Questa serie finisce 4-0, non c'è storia, ma vedete con che energia gioca la Virtus, è una squadra vera, tutti sono uniti, Milano è morta, gioca solo a sprazzi da Tome, lo vedono tutti che è una grande squadra unita contro nessuno, pazzesco. Poi ti dicono sei un grande saggio. E ancora Madams ha litigato con Djordjevic, io credo che abbia fatto una scelta Djordjevic, e dati alla mano al momento stia assolutamente
pagando. Poi ci saluta il nostro mitico opinionista del calcio, l'avvocato Cardi, che dice che pur non essendo uomo di basket aveva una grande amicizia col mitico Alberto Bucci, e Alberto sicuramente se la starà godendo fino ad ora dal cielo. E, beh, tu Alberto l'hai incontrato tante volte l'avversario, eh? Certamente, certamente. Un grande allenatore. Esatto, esatto. Ma soprattutto mi piaceva il personaggio, la sua umiltà in tante, tante, tante occasioni. È un allenatore di una volta. Lavoravo con piacere con un gruppo di allenatori di grandissimi nomi, che io ero giovane come allenatore, i primi passi li ho fatti in Italia, li ho fatti a Pesaro, e in quel periodo da Sandro Gamba a Bucci, a Bianchini, erano grandi allenatori europei. Perfetto, Max, a te. Coach, io vorrei tornare, visto che come tifosi Virtus magari possiamo essere preoccupati del fatto che magari Milano possa risalire dal 3-0, ma se fossi il coach di Milano, domani entri in spogliatoio con la squadra sotto 3-0, trovi chiaramente delle facce da funerale nei tuoi giocatori. Su che cosa punti per cercare di farli risalire? Sull'aspetto mentale? Perché ricordiamoci che Milano ha giocato stasera la sua 90ª partita della stagione. Insomma, che gli dici, però? Sì, che mi piace prima di morire, mi piace dare il mio massimo, fare il massimo che posso. Poi muoio tranquillo, ma non mollando in partenza e deludendo i propri tifosi, la propria gente, ma anche tutti quelli che amano il basket, perché è uno sport bellissimo e bisogna che lo onoriamo. Ti sorprende che Messina abbia fatto un playoff fino ad ora così modesto dopo un'Eurolega? Cioè, tu lo conosci, lo valuti un fenomenale allenatore o un buon allenatore che ha avuto grandi squadre? Qual è il tuo parere? Messina, per un motivo o l'altro, io non sono riuscito mai a capire, ha avuto nella sua carriera molte, moltissime grandi occasioni. Occasioni nel senso di allenare le squadre di altissimo livello, se ha meritato o no, giudicheranno gli altri, certamente non io. Però penso che non esiste in Italia in questo momento una squadra più potente come potenza come potenza di ambizioni, di soldi, di piazza. Sicuramente era la squadra da allenare, e fino a qualche mesetto fa sembrava fosse azzeccato tutto, invece questo è un passo falso in finale, disgraziato. Io faccio fatica a giudicare, perché a questa distanza qui non è possibile. Luigi, devo andare in spogliatoio, devo vedere cosa c'è, chissà, forse sono in grande lotta tra di loro, non lo so. Volevo chiederti una cosa, coach. Ritorniamo indietro nella Pesaro che hai allenato all'inizio degli anni Ottanta, e in quella serie finale, nel primo, poi alla fine persa, tu hai tenuto seduto praticamente Kicianovic tutto il primo tempo.
che invece entrando nel secondo tempo realizza 28 punti e alla fine l'hai persa di uno quella partita lì. Per quale motivo? Chiciano sbagliò l'ultimo tiro. Sì. È neanche difficile. Dalla posizione per lui ideale, da dove non sbagliava mai. E a queste distanze bisogna guardare le cose nell'atmosfera del momento. Kicanovic a fine di partita di Pesaro fece una scenata, una sceneggiata che io non pensavo mai potesse fare. Ha preso la bottiglia, l'ha rotta e correva verso spogliatoio per beccare D'Antoni o chissà, non lo so. Era uno shock incredibile per me. Io dopo la partita sono andato dal presidente Palazzetti e gli ho detto: io questo qui non porto a Milano, io non lo faccio giocare. E questa atmosfera durò per altri 2 o 3 giorni tra 2 partite. Palazzetti mi obbligò di portarlo a Milano e ha detto: se non vuoi farlo giocare, non fallo giocare, però tu lo devi portare a Milano. Io ero disperato perché avevo uno scudetto in mano e Milano non meritava quello scudetto. Eppure l'abbiamo perso, ma non perché io ho mollato Kicanovic in panchina. No, io ho fatto una mossa buona. Milano era scioccata, non sapeva come giocare, non riusciva a sbloccarsi. Noi avevamo una forte occasione di vincere quella partita, non l'abbiamo vinta per destino, non lo so. Ha detto che perdemmo di un punto. Io dissi: ma Chicha ha sbagliato il tiro facile. Sì, sì. Ecco perché abbiamo perso. Max, sì. Prego. Ma in quegli anni '80 chi era l'allenatore più difficile da affrontare per te? Bianchini, Dan Peterson, Bucci? Perché è stato un periodo, tra l'altro, di allenatori grandissimi. Qual era il più difficile da affrontare, quello che ti metteva più in difficoltà? Beh, non mi ricordo più bene, non direi che fosse stato uno di questi 3 grandi allenatori. Io avevo più problemi in casa mia che fuori, perché voi sapete benissimo l'ambiente di Pesaro. Ambiente di basket non era mai facile per nessuno, nessun allenatore. Io ho iniziato quell'avventura in modo difficile, perché io sono venuto, non so, per Natale o una roba del genere, e senza permesso di sedermi in panchina allenavo la squadra che era disperatamente in cerca di salvezza. Poi in un spareggio a Milano vincemmo contro Mestre, e quando siamo tornati a Pesaro, una gran gioia di quel tifo incredibile ci ha seguito fino alle trasmissioni in televisione, dove tutte le domande, tutta l'euforia totale. E per disgrazia
uno dei giornalisti mi chiese, e allora per il futuro come gli americani? Io ripeto, disgraziatamente risposi, partono. Da quel momento per 5 anni a Pesaro non ho mai avuto pace, mai. È emblematico. Perché... incredibile, sì. Allora arrivano ancora tanti messaggi parlando di allenatori, dicono unico sconfitto Ettore Messina, vediamo che scuse trova questa volta. Ma quando vedi Messina con la faccia triste, sei triste anche tu o sei allegro? Ma perché devo essere allegro? Allora, Messina ha le qualità per risollevare assolutamente questa serie. Ce la può ancora fare? Lo considereresti un miracolo? Se dipendesse solo da lui, dubito. Dipende dai giocatori. Sì, se deve farsela da solo... Sì. Ma quanto incide un allenatore? Perdonami, curiosità. Secondo te? Quanti? Quanto incide un allenatore? Quanto incide? Sì. Quanto incide? Moltissimo, moltissimo. Io penso che l'allenatore ha un compito molto speciale in queste occasioni. Non è possibile cercare lo risveglio o questo qualcosa particolare dai giocatori. Uno può darti una mano con una serata strepitosa, la squadra può darti una mano con un impegno micidiale, ma sei tu che devi dare il credo, impulso. E hai detto che Messina probabilmente, se fosse solo per lui, farebbe fatica a darglielo in questo momento, perché probabilmente si è scaricato qualcosa, mi pare di capire, vero? Ma io non mi ricordo quanti anni ha lui di esperienza, non è la prima volta che gli capita una cosa del genere, perché non voglio credere che solo io, sono 2-3 volte ero vincitore e poi sono uscito perdente, non... capita a tutti, no? Certo. Ok, allora però noi ti vogliamo ringraziare moltissimo, è stato un piacere immenso chiacchierare con te, abbiamo fatto questo trade union tra passato e futuro, perché c'è la finale scudetto, però con un racconto che viaggia un po' nel tempo. Il tempo è volato con te, speriamo di ritrovarti presto, sempre dalla barca in collegamento, per noi sarà un immenso piacere. Grazie moltissimo. Ciao, e salutiamo il coach. Un grandissimo Piero Scansi. Pronti col blocco pubblicitario, poi torniamo. Lasciamo tempo alla regia, vai. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del 700. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto.
telefono 051 233 548. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La Dispensa del Boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La Dispensa del Boscaiolo è un marchio Ed Food. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo. Agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Eccoci qua, torniamo in studio, grande chiacchierata con Piero Scansi. Abbiamo cambiato la scaletta, lo dico per gli amici da casa che hanno detto ma subito dopo una vittoria Virtus non celebriamo, pare che abbiamo chiacchierato qualche minuto. L'avremmo fatto con Renato Villalta, poi ha avuto una problematica e quindi abbiamo ampliato la chiacchierata con Scansi, che devo dire è stata godibilissima perché comunque ha raccontato tanti aneddoti e ha dato anche questo spunto, perché evidentemente quel canestro da 4 non è con grande passato. Dolore per tanti che quell'anno soffrirono, ha ricordato con voce narrante incredibile quella finale vinta dalla Virtus. Nella memoria magari ha dimenticato. Se faranno un documentario sul 98 questo spezzone. Sì, magari ha dimenticato l'antisportivo di Wilkins, quello gli è... Si vede sì. Che non l'ha visto. Allora, messaggi: come può uno che tifa Virtus avere la minima parola negativa per Messina, che è stato applaudito, che per me è uno dei più forti allenatori d'Europa, non si discute, che ha raggiunto una finale di Eurolega e non era facile, che innegabilmente ha fallito nei play-off al momento. Cioè questo, cioè, voglio dire, parliamoci chiaro, quanti avrebbero pronosticato la Virtus campione d'Italia, che non è ancora campione d'Italia, tanto per cominciare, quanti avrebbero pronosticato la Virtus in vantaggio 3-0? Io penso se voi mi date le quote, io divento miliardario. Sì, prego. Sì. Sì, sì, io penso nessuno avrebbe pronosticato, anzi io ero il più ottimista che parlava di due gare vinte da parte della Virtus, perché tutti parlavano di un 4-0 secco di Milano. Io pensavo che gli italiani della Virtus avrebbero avuto un valore assoluto
come hanno avuto poi alla fine, superiore agli italiani di Milano, che difatti sono stati seduti, Cinciarini non pervenuto, cioè l'unico datome, l'unico datome, mentre invece gli italiani della Virtus sono stati la vera forza di questa devo squadra. Devo dire che tu questo l'hai detto prima della serie, hai sempre battuto su questo tasto, non sarà la stessa Milano proprio per regolamento. Ma ancora prima di sapere se ci sarebbe stata la finale, sì, perché con la Virtus, perché sapevo che la Milano che giocava in campionato era meno forte perché poteva utilizzare molti meno stranieri. L'hai sempre detto e non hai sbagliato, non pensavo così meno forte, Max. No, non così, anche perché, tornando al discorso iniziale su Messina, cioè, allora, Messina ha un passato che parla da sé ed è, credo non si possa discutere, però questo non ci impedisce di dire che probabilmente in questa serie parecchi errori tecnici li abbia fatti. Fammi un esempio. Partiamo da gara 1, completamente sbagliata la lettura, piallato tatticamente da Djordjevic. Cioè, lascia fuori Tarceschi e Mitrov, va avanti con i 12 di Eurolega, mette dentro Heinz, che di fatto viene asfaltato da Gamble, e lì sotto canestro la Virtus parte e dà già un indirizzo alla partita, al di là di tanti altri fattori. Gara 2 cosa succede? Memore dell'errore di gara 1, tu che cosa fai? Ripresenti gli stessi 12. Quindi implicitamente che cosa dici? Non ho sbagliato io, avete sbagliato voi giocatori a interpretarmi per una partita. Risultato? Altra sconfitta in casa e anche magari meno... E comunque stasera hai cambiato, ne hai presi 15. Nella gara 3, ne hai presi di più. Gara 3 cambi un'altra volta, metti dentro addirittura due lunghi, Mitrov e Tarceschi, perché Delaney ti si fa male, giochi di fatto con un playmaker solo, perché rinunci di Cinciarini ha fatto virgola, e quindi a questo punto, voglio dire, sul roster di stasera c'era scritto anche io non ho capito niente delle prime due partite. Ancora. Questo non vuole dire che Messina sia un allenatore scarso, però un allenatore va valutato anche partita dopo partita. Vabbè, ragazzi, il fatto che abbia vinto tutto e abbia fatto delle grandissime cose, cioè, non ci impedisce di dire che queste tre partite ha anche sbagliato a impostarle. Vabbè, come noi abbiamo sempre detto, io scusate perché io non ho indovinata una, partite da questo presupposto. Due, Io faccio parte di quelli che hanno detto la Olimpia Milano è allenata meglio della Virtus Bologna. No, per quello che abbiamo visto, no. Djordjevic non mi pare di poter dire che abbia minimamente subito, magari per merito dei suoi giocatori. Io dico che Djordjevic ha cambiato il volto a questa Virtus e purtroppo Messina si ritrova con una squadra, non voglio dire per colpa sua, che ha cambiato volto in negativo. No, però ecco, c'è da dire una cosa, altro esempio, abbiamo negli anni precedenti, abbiamo detto prima di Pianigiani, prima di Repesa, che erano stati i predecessori di Messina su quella panchina, dicevamo giocano sempre gli stessi, gli italiani che vanno a Milano si perdono, cosa vera, ti faccio vedere Fontecchio, anche Melli. Luca Vitali parlando dietro di 10 anni, giocatori arrivati a Milano con credenziali eccezionali che a Milano improvvisamente si perdevano. Abbas è passato per Milano, non si discute. E che cosa succedeva? Che cosa è successo? È successo che Messina ha fatto la stessa cosa, cioè Milano stasera era alla 90esima partita di fatto mandando quasi sempre a referto gli stessi 12, perché Roll, Tarceschi e Mitrov, Eurolega a parte, erano quelli sempre esclusi. Certo. Allora, che cosa è successo? È successo che facevi giocare sempre gli stessi giocatori, alla 90esima partita ti ritrovi con gli stessi giocatori spremuti, gli italiani che non hai mai impiegato, che potevano anche essere buoni, perché nel dubbio, cioè tu hai in panchina avevi Bilig e Brooks, che sono i due centri della nazionale italiana. E questo è un problema. Vado con i messaggi. In Milano dicono che si è cotto dopo 90 partite, ma con due squadre se fai giocare sempre i soliti 7, alla fine il grosso durante l'anno e alla fine scoppi. La Virtus invece è tornata alla Virtus dell'anno scorso, ha veramente cambiato passo, soprattutto in difesa, ma non solo. Ciao ragazzi, scusatemi, ma degli arbitri vogliamo dire qualcosa? No, perché secondo me sia gara 2 che stasera almeno 15 punti sono stati letteralmente regalati a Milano.
Milano da parte loro, grazie Forza Virtus da Rino, da Minerbio. E poi ci dicono anche una delle finali meno tirate di sempre, Milano bollita di testa e di corpo, ma da Fortirudino ammiro la grande fotta della Virtus. Poi importante che Bologna possa tornare ad essere vincitrice in un campionato italiano, importante, ci dice Stefano. Niente da dire su Messina, che qui dovrà sempre essere accolto come una ottima persona, un grande allenatore. Niente da dire che Milano sia bollita, sì. Niente da dire per quanto mi riguarda che gli arbitri non abbiano assolutamente favorito la Virtus, no, questo è il mio parere. No, e poi, comunque... è che non c'è stato nemmeno bisogno degli arbitri, Luigi. No, perché questa forti... no. questa c'è neanche Virtus... un aiuto, anche se li hai avuti contro, nel dubbio hai dominato. Ma appunto la Virtus ha giocato con una tensione agonistica e con un'intensità tale che, se tu hai notato, il secondo tempo di Milano erano tutte traiettorie di passaggio larghe. Non c'era un... si evitavano i passaggi troppo stretti e filtranti perché c'era Paiola, Bellinelli che uscivano... dai, e incredibile, per andare a intercettare, non ho mai visto cambiare volto a una squadra in questo modo nel corso di, posso dire, di un intervallo di un primo tempo, sì, a Treviso. Sì, sì, a Treviso. A fine primo tempo la squadra ha cambiato faccia. Cioè, io darei non so che cosa per ritornare indietro nel tempo e essere dentro quello spogliatoio in quei 15 minuti per capire che cosa. Giorgi avrà parlato come Al Pacino in Any Given Sunday. Ha preso il pallone di Space Jam, non lo so, io non so che cosa possa essere successo. E ci dico, questo è un dato interessantissimo, la Virtus è passata a essere la quart'ultima per percentuale da tre in stagione regolare a prima nei playoff, clamoroso. Io sono allibito, continuate pure con i messaggi perché insomma credo che sia bellissimo chiacchierare insieme, anche se poi dopo la pubblicità, perché adesso mandiamo l'ultimo blocco, andiamo a ragionare su quello che può succedere venerdì, perché inutile raccontarci balle, a questo punto la Virtus è favoritissima per quanto riguarda la corsa allo scudetto. A tra poco. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del 700. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La Dispensa del Boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La Dispensa del Boscaiolo è un marchio Ed Food. Thank you.
Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo. Agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Fioccano i messaggi. Jack, la differenza l'ha fatta la cosiddetta panchina nell'ultimo quarto con Teo e Markovic in panchina, li abbiamo asfaltati, forza Virtus. E un messaggio da Fabio da Rastignano: ma vogliamo parlare dell'esplosione di Paioli in questo campionato? Ha avuto una crescita esponenziale, è sempre stato un grande difensore, ma adesso è un play completo con assist e punti nelle mani. Ha messo anche una bomba importante, perché sì, non era banale. Ha fatto 2 su 2 da 3. Ha tirato poco, ma solo quando ce n'era veramente necessità, perché del resto si è sbucciato le ginocchia difendendo. Signori miei, tu fai parte di quelli che ai tempi voleva prendere Paiola al posto di Okare, fuori in fortitudo, e parliamo di 4 anni fa ormai. Mi presi dei nomi. No, beh, aspetta, 4 anni fa sarebbe stato opinabile mettere Paiola titolare al posto di Okarefor. Devo dire che, avendo visto Okarefor, forse ci stava anche 4 anni fa. Vai pure. No, secondo me in questo momento, con il problema playmaker che abbiamo in Italia, a questo punto, secondo me, con un Paiola che ti esce così dal campionato, Sacchetti ci deve fare più di un pensierino. Ah, sicuro, non ho neanche un dubbio. Quindi non cambiare vuol dire che sei soddisfatti dei campionati. Ancora, aspetta un attimo, questo è arrivato ora, dammi un attimo solo. Treviso porta bene, mi ricordo di un'altra Virtus che tra i due tempi ha ribaltato la partita e la stagione, questo è un elemento interessante. Ragazzi, 6 punti nel quarto, ciao da Paolo, Milano ha fatto 58. 6 punti dal quarto, che va in abbinata con l'1 su 15 in azione di gara 2, non so se lo ricordi. Una domanda, poi vado con un altro messaggio. Quanti sono i meriti della Virtus e i demeriti di Milano? Perché non è una banalità. Io credo che veramente questa volta sia un 50-50. Cioè, allora, una Virtus cresciuta esponenzialmente, una Milano crollata. Secondo te? Guarda, io ritornerei indietro su tante risposte che ci ha dato Scanzi. A volte non si può crocifiggere in questo momento un Messina che fino a un mese e mezzo fa... nel Final Four di Eurolega poteva vincerle. Asciugami la risposta, che il tempo fantastico. Vola. Io ho detto 50-50. I meriti, grandi meriti, sono di Djordjevic, che ha cresciuto, è arrivato al momento giusto con la carica giusta, e Milano un po' sgonfia, quindi io penso 50-50. Max. La Virtus è cresciuta nei playoff ed è cresciuta ancora di più rispetto alla serie contro Brindisi. Da parte sua Milano si è sgonfiata completamente, quindi metti il 50% che è salita la Virtus, togli il 50% di cui è scesa Milano, e hai quel risultato che stai vedendo ora. Quest'anno la Virtus anche nelle vittorie non mi aveva mai convinto, i risultati dicevano che il rendimento di tutti era al di sotto delle previsioni. Nelle ultime 6 partite invece c'è stato un cambio di passo da vera squadra playoff, stile Driscoll e Ciosic, chapeau, dice Mike, che devo dire che
che non sbaglia e non vedo dei Driscoll e dei Ciosic in questa Virtus, no. E questo è un elemento in più, perché ci sono giocatori in parte più limitati rispetto a talenti di altra categoria, però sono giocatori che rischiano di vincere lo scudetto. Qui abbiamo due grandi solisti che si chiamano Teodosic e Beninelli, e poi abbiamo tanti buoni giocatori. E magari uno che diciamo che è in itinere, che è Paiola, ma abbiamo tanti buoni giocatori. Quelle Virtus avevano tanti campioni. Come? Ancora, scusami. Sì, sì. E adesso cosa può accadere con Djordjevic? Premesso che dopo Kazan non l'avrei più voluto vedere assieme a Gamble, Markovic e Wims. Wims monumentale, abbiamo detto, ha fallito completamente la serie decisiva di Eurocup, pronti a dare dei giudizi. Io per primo lo facciamo. No. Qui chi non ha la testa di dire ho sbagliato, perdonatemi, è un cretino. Esatto, perché sì, qui sì, abbiamo sbagliato praticamente tutti, per fortuna. Vai pure. Ha avuto protagonisti, a parte appunto Teodosic e Bellinelli, ha avuto protagonisti ogni partita un giocatore diverso. Io non so, una volta è stato Markovic, una volta è stato Wims, una volta... Capisci? Quindi secondo me Ricci ha fatto anche lui le prime due partite benissimo. Quindi... Due nomi. Allora, al di là di quelli che abbiamo detto, Ricci e Alibegovic. Soprattutto Alibegovic ha fatto, si può dire, un campionato inguardabile. Però posso dire... Sì, in questa serie di finale mi sembra, sembra diventato un 4 di livello. Ma questo Eurolega è Djordjevic, secondo me. Questa è capacità di Djordjevic, che riesce a tirar fuori dal cilindro dei giocatori quando meno se l'aspetta la squadra avversaria, più serviti. Un messaggio al riguardo, non è cambiato Djordjevic, sono cambiati gli uomini che da senza attributi sono diventati con gli attributi. Mi chiedo se c'è un premio scudetto alto, in tal caso tutto si spiega. Comunque, chiamare ospite un fortitudino in questa serata è pazzesco. A parte che qualcuno mi scriverà, come capita su YouTube, che Scansia è in quota Virtus praticamente, per cui credo che faccia parte della storia della città e sia stato spettacolare. Avevamo anche Renato Villalta pronto, ha avuto degli impegni, quindi ce ne scusiamo, ma come avete visto abbiamo parlato diffusamente della Virtus, lo abbiamo fatto con Scansi in maniera molto particolare, con degli aneddoti della Virtus spettacolari. Ahimè, non abbiamo parlato della Fortitudo, se non di quella. Poi dicono basta Luigi Fortitudino, che si tolga la sciarpa a quell'incompetente di Cocchi, ma se vince lo scudetto si toglie la sciarpa e anche la maglia, questo gira a petto nudo e si tuffa nel nettuno. Come la Ferilli. Bonora parla tu, i due sono incompetenti, sono perfettamente d'accordo con tu. Con te, ma sono in quota 5 stelle, li ho dovuti prendere e adesso vediamo. Prego. Con il rimpasto di governo ho messo 5 stelle, vabbè. A casare qualcuno andando le raccomandazioni politiche, vengono uno dalla vecchia DC, l'altro un socialista, li ho dovuti prendere, alla fine li ho tenuti. È come avere Cirino Pomicino praticamente, queste cose, giusto? Pomicino proprio, ti ho buttato lì così, hai capito? Anche se lui è altra chioma. Battuta in un minuto, secondo voi Djordjevic rimane o no? Secondo me Djordjevic, se la vince 4-0, veramente... Ma perché se la vince 4-3 lo mandi via? No, potrebbe avere un rinnovo. Ok. No. Se avanti così, il problema non è se rimane Djordjevic, il problema è se vuole rimanere Djordjevic. Non hai mica detto una cosa banale, questa è la risposta secondo me più esaustiva. Percentuale di vittoria scudetto della Virtus a questo punto? 90% Virtus, 10% Milano. Max? A codo. Se la Virtus vince, come festeggi? Nudo nel Nettuno. No, Nettuno si lascia stare, poi siamo sotto... No, abbiamo tempo fino a mezzanotte perché c'è il coprifuoco. Festeggio e basta. Eh no, dopo, quando hai ragione, c'è ancora il coprifuoco, tu sei uno di quelli giustamente attento. Tu invece dove vai a piangere se la Virtus vince lo scudetto? Ma no, io non vado a piangere da nessuna parte, perché ti dirò che comunque, nonostante io sia più di sponda Fortitudo, però questo porterà un grande impulso al movimento, quindi io spero tutto sommato, no, e Zanetti, ti assicuro, Zanetti metterà molto più denaro e ci saranno possibilità di Eurolega per questa Virtus. Mi piace come parli, vedi che hai un po' di Cirino Pomicino, sei un equilibratore. Vedi. Grazie, è stato meraviglioso stare in vostra compagnia, ci ritroviamo mercoledì prossimo con Sport Club e probabilmente con la Virtus campione d'Italia. You have 5 seconds to terminate this tape.